quattro luoghi chiave, gli stessi dove tutto accadde 76 anni fa: l'Osteria Rebaioli, la Piazzetta Carobe, Casa Bonettini e Piazza Garibaldi. Nella serata di domenica 4 luglio il centro di Esine si è tinto di storia facendo un salto all'indietro nel tempo. Da un'idea di Anna Rinetti e Silvia Veraldi con la regia di Lorenzo Trombini, la compagnia teatrale Orphans ha inscenato simbolicamente alcuni capitoli salienti tratti dal Nazista e il Ribelle, romanzo storico scritto dall'autore locale Andrea Cominini sulla base delle vicende che coinvolsero i destini intrecciati del partigiano camuno Bortolo Bigatti e del maresciallo tedesco Werner Maraun. Da segnalare in questo spettacolo itinerante l'accuratezza scenica degli attori ornati da costumi e divise d'epoca in virtù del supporto del collezionista Pierangelo Zani. Un evento emozionante reso possibile anche grazie al supporto di Proloco e Comune di Esine, dall'Associazione Musicale Blume e dall'Ampi Valle Camonica. Un appuntamento che ha reso onore all'autore Andrea Cominini, da ormai 15 anni trasferitosi in quel di Piancogno ma legatissimo al suo paese natale, e al suo libro pubblicato dall'editore Mimesis e realizzato grazie ad un attento e minuzioso lavoro archivistico svolto tra Italia ed estero. Un romanzo che potremmo definire quasi poliziesco, che, come testimoniato dall'affetto di lettori, in questo caso spettatori, ha saputo ricostruire con passione, sincerità e rispetto ferite del secolo scorso, tutt'oggi ancora aperte.